rispetto al proprio pensiero. Una ragazza che dice: "E a me in quel momento mi hai fatto una tenerezza fantastica. T'ho vista pure un po' gattopardiana. Sono come Edith Piaf, con la differenza che non sono nata in un bordello." Purtroppo, secondo me è passata troppo sottotono questa frase, perché questa frase è geniale. Ogni tanto il mio cervello prende delle direzioni che io non seguo. Mi sento Homer Simpson che parla col proprio cervello, come due entità diverse. Sì, beh, Edith Piaf ha avuto una vita allucinante, come noi ben sappiamo, una vita tragica, tristissima. E io chiaramente non ho un quarto del talento che ha la signora, ma per carità, probabilmente non ce l'ha nessuno. Beh, consolati, non hai neanche un quarto delle sue sfighe. Non ho neanche un quarto delle sue sfighe, esatto. C'è questa incomprensione di fondo che ci accomuna, questa malinconia costante. Lei viveva nella costante malinconia, ma probabilmente era anche un modo di vivere, non so, un modo di affrontare la vita. E infatti ti dirò, io più che Edith Piaf, sempre se posso permettermi chiaramente, ti vedo più una bellezza parigina stile Belle Époque, da locandina di Toulouse-Lautrec, no? Con le labbra vermiglio. Guarda, una cosa così. Comunque, parlando appunto di donne, di grandi donne, di donne affascinanti, adesso a prescindere per un secondo i lustrini e le paillettes, c'è una donna scrittrice, regista, imprenditrice, politica, pittrice. Veramente qualunque, da Frida Kahlo a Evita Perón, una donna che tu stimi e trovi oggettivamente affascinante. Beh, Alda Merini era una donna incredibile. Peraltro, la prima volta che è venuta da noi come ospite, durante una pubblicità le sono passata davanti causa toilette. Avevo proprio urgenza di andare alla toilette, quindi le sono passata davanti come un siluro. E lei era seduta fuori dalla scena, mi ha seguito con la coda dell'occhio e fa: "Oh, to che bella la coniglietta." Oddio, che E quindi meraviglia! questo, vabbè, era, cioè, lei, come, non so, ci possono essere donne come la Calò, piuttosto che, a me piace molto Dall'Impiccica come artista, piace moltissimo. Sì, Tamara Dell'Impiccica era anche una donna che ha avuto oltremodo, oltre a una carriera artistica, anche una vita. Lei era una donna veramente tutta d'un pezzo, molto coraggiosa. Sì, decisamente, assolutamente. A me piace molto Meryl Streep come attrice. Certo. Mi piace molto lei e Glenn Close. Poi Ah. c'è Lella Costa, per la quale io impazzisco come attrice. Trovo molto simpatica e molto preparata Fioretta Mari. Molto simpatica, molto preparata. Molto, molto preparata. Proprio lei è l'insegnante per eccellenza ed è una bravissima attrice, in effetti. Quindi queste. E poi mi dicevi però che la corona la mettiamo a una soltanto. Che è la Montalcini, che povera si è rotta un femore di recente, maestà si riprenda. Da parte di Micole di New Notizie, noi abbiamo fede in lei, signora Rita. Non ci molli lei che è la donna migliore e l'orgoglio dell'Italia nostra. La location modificata non è casuale, nel senso che noi ora siamo davanti a una porta, in quanto adesso dobbiamo trovare delle persone, degli uomini. Nicole sceglierà il suo uomo, Nicole è la tronista, e sceglierà il suo uomo, l'uomo che farà appunto gol nel suo cuore. Allora, la prima proposta è l'alternativo indie, mi sono permessa di dargli questo, di inquadrarlo in questa maniera. Lui dice: "Sei l'unica ragazza in vita mia dalla quale io posso dire la voce, la cosa che più mi fa impazzire è la voce." Costui è sordo. Concordo. Passiamo al secondo individuo, al secondo candidato, che io mi sarei permessa di etichettare come il Giangi con il SUV, ed essendo noi due brianzole doc, ben conosciamo il fenotipo. Va bene, perfetto. Cosa dice costui? Costui va direttamente al sodo, del resto lui c'ha la fabbrichetta, una lì sola e una in Bulgaria, non è che c'ha troppo tempo per star qua. Lui dice: "Micol, mi mandi il tuo numero che ti mando un fax, su su." Io non ho un fax, quindi va bene così.
Benissimo. Il prossimo è il poeta imbarazzante. Sei la dolcezza intelligente di una bimba già un po' donna. Una dolce donna che sa scherzare. Sei stata bellissima e non servivano Reggie Calze e Gepier. Veramente bella. Lui purtroppo vorrebbe anche essere romantico, però è proprio un po' imbarazzante quello che scrive, quindi è il poeta imbarazzante. Rifaccio il gesto. Andiamo avanti. Qui proprio non commenta. E poi abbiamo, secondo me, il fiore all'occhiello della situazione. Valutalo bene, perché questo merita. Nicole, sei speciale. Altro che prepotente, sei esordiente. E vabbè, fin qua. E tutti invidiosi del tuo successo. Ma tu continua così che sei bellissima, sei unica. Io ti sopporterei in ogni momento del giorno, ma non per la popolarità, ma perché sei speciale. Sono già abbastanza popolare e qui ti chiedo di prestare attenzione perché arriva probabilmente la carta più importante che lui ha da giocarsi. Sono abbastanza popolare nella mia città, diciamo Bergamo, ho più di 12 processi da fare e poi sono ai domiciliari da un anno. E lui è il brigante di Bergamo Bassa. Ci ha dato dei numeri che potremmo giocare all'otto domani mattina. Però noi, insomma, riponiamo il brigante di Bergamo. Lo aspettiamo, come Penelope, tu lo devi aspettare. Sicuramente. E poi l'ultimo, geniale, il figo, che esordisce così, peraltro non è che Nicole gli abbia chiesto nulla, ma lui mette già le mani avanti e le dice: tra noi non potrebbe funzionare, mi dispiace, e lui è il figo. Questo è quanto? Allora... proprio nella disperazione, ecco, il figo l'abbiamo già decapitato, quindi lo rimettiamo in casetta. Ecco, benissimo, così andiamo avanti. Abbiamo il brigante di Bergamo, che si autodefinisce un Fabrizio Corona della situazione, ma di Corona ce n'è uno e come lui non c'è nessuno, quindi via, grazie, la testa. Dopodiché abbiamo il poeta imbarazzante. Mi spiace, sono una donna ruda e insensibile, la poesia non mi tocca. Quindi riponiamo. Abbiamo il Gangi con il SUV, preferisco le Smart. Però lui aveva la fabbrichetta in Bulgaria. Ha il SUV, non va bene a prescindere. Dopodiché abbiamo l'alternativo delle Indie, poveretto e sordo. Io non gli staccherei neanche la testa, ma deporrei il corpo ormai senza vita. La natura ha già infierito la natura, insomma. L'ultima domanda, Nicole. Sei stata splendida, veramente gentile, disponibile, ironica. Mi dispiace farti questa domanda perché so benissimo che è una domanda che ti metterà in difficoltà. Purtroppo è il mio lavoro e lo devo fare. Se ritieni di non voler rispondere, noi lo capiamo. È meglio un salmone oggi o un tonno domani? Pensaci, perché noi non ci prendiamo la responsabilità di ciò che tu risponderai, e se te la senti rispondi. Sono pronta. È meglio un salmone oggi, sempre e comunque, perché il mio sogno è risalire un fiume, deporre delle uova e poi suicidarmi. Che meraviglia, Nicole Ronchi per New Notizie. Ti lascio il potere, ti lascio il microfono, saluta New Notizie, coniglio salmonato. La coniglia salmonata ringrazia per l'attenzione. Voi non potete saperlo, ma l'operatore di macchina, o meglio di camera, in questo momento sta ridendo piegato in due e l'ha fatto per tutto il tempo della mia intervista. Ergo per cui adesso probabilmente lo prenderò a calci. Fortunatamente, a Dio piacendo, questa intervista non potrà, spero, essere commentata. Vi amo tutti. I tulipani vi amano. Buona giornata.